Perfetto, prego. Sì, sarò brevissimo, Presidente. Ministro Moavero, a differenza dell'intervento su Fix al Ponga sull'MESM è molto più dubitativo. Questo è uno strumento, non è lo strumento che io avrei scelto, che molti avrebbero scelto, è lo strumento che l'Europa ci ha messo a disposizione. Ma ci sono alcuni punti interrogativi che non possono passare al di fuori del dibattito. Prima l'onorevole Giorgetti Giancarlo ha sollevato un tema. Come può un paese pensare di riuscire a pagare, nessuno ci arriverà mai, 125 miliardi che dovremo pagare su richiesta in 7 giorni? Primo tema. Secondo tema, come mai noi accettiamo che ci siano 1.100, 500, non so quante saranno, dipendenti, governatori, amministratori dell'ESM che sono le uniche persone sulla terra non soggetti ad alcuna giurisdizione di nessun paese? Come facciamo ad accettare che le sedi dell'ESM siano le uniche non soggette ad alcuna giurisdizione? Non è la stessa cosa delle ambasciate, colleghi. Le ambasciate sono soggette alla giurisdizione del loro paese. Noi creiamo nell'ESM, scritto nel trattato, tema che si pose, lei se lo ricorda, quando nacque la BCE, che fu risolto con la, mettendola sotto una giurisdizione, la BCE, non risolto per l'ESM. Noi creiamo l'unico organismo potentissimo sulla faccia del pianeta in cui dipendenti e amministratori non sono soggetti, né per gli atti che compiono, né che per tutti gli altri atti, a nessuna giurisdizione sulla faccia della terra. Allora, è uno strumento che probabilmente potrebbe essere utile, anche se i mercati che l'hanno già scontato dimostrano di no. Ma nessuno scrive che uno strumento utile possa essere costruito senza dibattere sui contenuti, sul metodo, sulle forme con cui è costruito. Nessun paese può accettare di lasciare 7 giorni su richiesta del direttore generale, di lasciare al proprio paese 7 giorni per rientrare magari di 10, 20, 50 miliardi di euro. Allora, quando dico che non si è discusso abbastanza sul tema, non mi riferisco soltanto ai contenuti generali o all'idea che sta dietro questi provvedimenti, ma anche alle cose che si stanno nascoste all'interno delle pieghe. Purtroppo però non è più possibile intervenire, o lo accettiamo così o non lo accettiamo. Per questo motivo, con rispetto molto più per questo strumento che per che il trattato di prima, voterò contro. Grazie. Se avete l'ultimo intervento.